Galilea del Modena, un tempo per parte, il primo per gli ospiti, la ripresa per i padroni di casa, una rete per tempo, due espulsi, uno per parte, grande tifo canarino sugli spalti controbilanciato da quello dei soliti indomabili ultras accampati sulla nord. Nonostante l'amaro in bocca per il pareggio conseguito al Moccagatta, l'Alessandria avrebbe anche potuto far sua l'intera posta in palio se, alla mezz'ora della ripresa, il tiro di Fresta non avesse incocciato la base del palo. Un'Alessandria sorniona, forse anche mal disposta, con Avallone che continua a fare il terzino, ruolo a lui poco congeniale, con un difensore che gioca a centrocampo, con la fascia destra, vedi Sacchetti nel primo tempo, sempre poco servita. Insomma, è necessario fare chiarezza per evitare di rimediare figure meschine in campo. È pur vero che a Mister Motta vengono a mancare elementi di primo piano, ma è pur vero che a volte bisogna rimediare con varianti giuste e soprattutto uomini giusti. Ma chi scrive non vive a contatto per tutta la settimana con i giocatori e quindi a volte incorre in macroscopici errori di valutazione. Fatta questa breve premessa, passiamo a raccontare la partita con i canarini. Dopo solo i 22 secondi, i grigi hanno l'opportunità di andare a rete con Memmo, ben servito dalla destra da Fresta, ma il colpo di testa rasenta il palo sulla destra di Bandieri. Il Modena raddoppia e triplica le marcature e parte sovente in contropiede, come al 22esimo con Muoio, che fa fuori prima Pascucci, poi Avallone, e giunto in area si libera anche di toccafondi, ma sulla linea di porta c'è il guardiano del faro, Carletti, pronto a liberare. Passano però in vantaggio gli ospiti 5 minuti dopo. Bambini dalla sinistra attraversa il centro dove Mantelli non ha difficoltà a trafiggere toccafondi di testa. Fotocopia di altre reti già subite a cui è necessario porre urgentemente rimedio, specie con i granatieri difensivi di cui disponiamo. L'Alessandria subisce il colpo e Paolino, al 31esimo, mette fuori da buona posizione. Al 41esimo Sacchetti si inserisce bene in area, ma il pallonetto termina a lato. In chiusura di tempo Fresta fa guidare il gol, ma è bravo Bandieri a mettere in angolo. Nella ripresa l'Alessandria pare risvegliarsi. Al secondo di gioco ci prova già Sacchetti, ma il suo tiro finisce fuori. Poi Motta toglie uno spento Memmo per inserire Bello e dare più vivacità alle fasce. Occasionissima per Avallone al nono, susseguente a Mischia. Prima Zazà per due volte, poi Fresta provano a perforare la difesa gialloblu senza peraltro riuscirci. Ma è solo l'antipasto alla rete del pareggio che arriva giustamente 2 minuti dopo. Fresta dalla sinistra pennella al centro, dove Bello anticipa tutti e mette la palla nel sacco. È la prima rete del giovane prodotto di casa nostra di fronte al pubblico amico. Al 15esimo, per doppia ammonizione, viene espulso Capitan Argentesi e Motta inserisce immediatamente Mariotto davanti alla difesa, spostando Pascucci nel ruolo di libero. L'Alessandria pare sbloccarsi e, nonostante l'inferiorità numerica, fa vedere le migliori cose. Azione Mariotto, Sacchetti, Fresta, gran numero del giocoliere grigio con palla che termina alta d'un soffio. Al 24esimo, pure lui per doppia ammonizione, viene allontanato anche Garau ed a questo punto i grigi tentano il forcing finale per giungere alla vittoria. Ci prova Fresta al 29esimo servito da Guttili, ma la palla termina sul palo alla sinistra di Bandieri. 32esimo, gran palla di Fresta per l'accorrente Sacchetti, il tiro di quest'ultimo finisce a lato. Ci prova ancora Mantelli al 38esimo, ma tocca fondi, non si lascia sorprendere. Al 41esimo Guttili sul filo del fuorigioco.